Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi sabato 2 settembre, speriamo che il vento non entri troppo nel microfono. Qua c'è un ventaccio pazzesco, anzi mi alzo il microfono e vediamo quali sono i temi della giornata. Andiamo velocemente perché oggi ci sono tante cosettine. Ieri siamo mancati, avremmo voluto ricordarne alcune di ieri e ce n'erano ben d'onde. Ho fatto un video sugli stupri, lo potrete trovare, e sui numeri degli stupri e sui numeri veri, cioè bastava fare 2 più 2 per capire quello che succedeva. Ma oggi il numero più importante è quello che ho tirato fuori dal Corriere della Sera nella sua apertura e anche dal Messaggero sul numero delle case occupate in Italia: 48.000 per il Messaggero, 49.000 nella sintesi invece del Corriere della Sera. Poco cambia, il più 20% in 10 anni, cioè un quinto di occupazioni in più di case negli ultimi 10 anni. L'altra notizia della giornata è che per gli sgomberi il Viminale ha assunto la cabina di regia e sarà, come posso dire, il punto fondamentale da cui partire per fare, questi sgomberi. Beh, insomma, io mi chiedo una cosa: in un paese in cui ci sono 49.000 violazioni del diritto della proprietà, che sono state acclarate, 49.000, cioè ce l'abbiamo contate, sappiamo i palazzi, i nomi, i cognomi, le vie, le zone, ma di che stiamo parlando? Ma stiamo parlando del se disoccuparle, se utilizzare la forza per liberarle, stiamo dicendo se c'è un diritto a tenere le case occupate, no, spiegatemelo, perché allora se c'è un diritto a tenere le case occupate, c'è un diritto dei più deboli a rubare nei supermercati, perché sono più deboli, c'è il diritto dei più deboli nel non pagare l'ATAC a Roma perché non hanno i soldi, c'è cioè, vale tutto. Vale tutto, tant'è che oggi il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che si chiama Alba Monte, ed è un magistrato di sinistra, ed è un magistrato di magistratura democratica, e come tale è stato reso presidente dell'Associazione della Corporazione Sindacale dei Magistrati, cosa dice oggi? Non siamo toghe con l'Eschimo. Sul fatto che debbano prevalere i diritti sociali rispetto a quelli di diritti di proprietà, il magistrato cosa dice? Dice: non esiste alcuna rivendicazione, la rivendicazione, il diritto alla casa non è rivendicabile davanti a un giudice, a differenza del diritto di proprietà. Bene, questo lo dice Alba Monte, dovrebbe dire non tanto al Corriere della Sera, anzi fa benissimo dire al Corriere della Sera e chapeau che lo dice al Corriere della Sera, ma lo dovrebbe dire ai suoi compagnucci di sinistra, che il giorno dopo lo sgombero del palazzo a Roma hanno detto che i diritti sociali devono avere la prevalenza sui diritti di proprietà. L'ha detto un comunicato ufficiale di magistratura democratica a cui appartiene il magistrato Alba Monte, che è presidente dell'ANM. Incidentalmente però è anche il magistrato che a Roma come PM aveva ottenuto il sequestro proprio del palazzo di Via Cortatore, che poi è stato sgomberato con la forza dalla polizia. Insomma, in questo enorme cortocircuito io vi dico soltanto una cosa: ci sono 49.000 case occupate, che sono 49.000 notizie di reato, i quali in Italia si fa finta di nulla. Beh, insomma, forse bisognerebbe lavorarci un po' sopra. C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto oggi del Messaggero, dove ha iniziato la sua collaborazione Ricolfi. È un bel colpo secondo me per il Messaggero, è una bella perdita, penso fosse per o La Stampa o Il Sole 24 Ore, dove leggevo Ricolfi nel passato. Beh, insomma, sul Messaggero di oggi sono due notizie molto interessanti. La prima è la famosa legge 104. 1 milione, in realtà sono 900.000 persone che utilizzano questa legge, che dicono tutti è stata fatta per noi. Nobili intenti nel 1992, gli intenti sono sempre nobili delle leggi italiane. Il problema è che di nobili intenti è lastricata la via dell'inferno, e perciò 1 milione di persone utilizzano questi permessi retribuiti dalla collettività, cioè da tutti noi. Ebbene, di questo 1 milione di persone che lo utilizzano, il 50% è nel settore pubblico. È un po' come gli stupri tra stranieri italiani ieri: se nel settore pubblico ci sono 2 milioni di dipendenti, 3 milioni di dipendenti, in quello privato ce ne sono 20, vuol dire che il 50% di questi permessi è dato nel settore pubblico, e quindi nel settore pubblico c'è un abuso
rispetto al settore privato di questi permessi. Cioè, può mai essere che ci sono tutti quanti disabili nel settore pubblico? Può mai essere che c'è un'incidenza delle disabilità nei dipendenti e nei parenti del settore pubblico rispetto a quello privato? Mi sa che c'è qualcosa che non va. Il Messaggero oggi lo mette in evidenza, così come Ricolfi oggi smonta un'altra di quelle balle clamorose della sfiga che noi ci vogliamo portare per il futuro, e cioè che nel futuro non ci sarà lavoro perché se ne occuperanno l'intelligenza artificiale e le macchine. È finito il lavoro, insomma, è quello che cercano di dire alcuni pauperisti. Beh, questo è un grandissimo tema economico e Ricolfi lo affronta da par suo dicendo: beh, può essere che nel futuro cambi qualcosa, ma se noi oggi ci lamentiamo che questo è il motivo per il quale in Italia non si crea occupazione, è falso, perché su 35 paesi dell'OCSE soltanto l'Italia e pochi altri hanno diminuito il tasso di occupazione. Gli altri paesi che crescono a un PIL superiore del nostro, che sono in tutte le parti del mondo, hanno un tasso di occupazione che è cresciuto negli ultimi 10 anni, quindi non raccontiamo balle, dice Ricolfi. Il problema non è, è la produttività del sistema. Andiamo poi sulle questioni, diciamo, più light. E vi ricordo quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Torno in televisione, Franci, l'ho scritto anche sulla mia pagina internet il 12 settembre, ricordatevelo, il 12 settembre ritorno con Matrix. L'altra cosa incredibile è quello che sta avvenendo in America, cioè quello che avviene in America è che si sta rinnegando in maniera iconoclasta la statua di Cristoforo Colombo, perché si considera il capo di coloro che hanno conquistato i nativi americani. Poi quando vedi De Blasio, cioè quando tu c'hai il sindaco De Blasio a New York, o c'hai il sindaco di Barcellona, cioè hai dei sindaci imbarazzanti, imbarazzanti. E poi tu capisci perché? Perché alla fine in America vinca Trump. Perché se tu pensi che ci sono intellettuali, movimenti di protesta, cretini globali dell'International Left che pensano, si fa un freddo pazzesco per quello del maglioncino, che pensano che il simbolo di Cristoforo Colombo sia il simbolo del genocidio, dell'occupazione, allora a quel punto non sono fuori di testa, più che fuori di testa, sono pericolosi. Pericolosi, pericolosi. Ci si preoccupa come si preoccupano a Chernobyl, in cui hanno fatto un sondaggio che il secondo problema per i grandi manager di Chernobyl dopo l'ISIS e Trump. Io mi preoccuperei se fossi in quei manager che sono sempre così politicamente corretti perché si devono far dimenticare i milioni di euro che loro si prendono per le loro incapacità, invece di occuparsi di Trump come grande problema del mondo, si occupassero del fatto che nel mondo c'è un'opinione pubblica così cretina, che c'è un sindaco a New York così cretino, che pensa che sia un problema che la statua di Columbus Circle sia dedicata a Cristoforo Colombo, o che a Los Angeles se non si faccia il Columbus Day. Ecco, se questo avviene è una roba da pazzi. Roba da pazzi come impedire il concerto di Povia, cosa che ha richiesto l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, e è anche incredibile, perché bisogna essere aperti, secondo me, a tutto. Leggere oggi Michele Serra sulla prima pagina del Repubblica, che ancora si ostinano a mettere Serra lì sopra, ma mentre Serra oggi fa un pezzo incredibilmente ben fatto, in cui dice: ragazzi, ma come vi viene in mente di dire che Bovia, soltanto per il fatto che di destra non possa fare un concerto, dice giustamente Serra, in soprattutto con la scusa che Povia è divisivo. Dice: ma se uno che fa musica non è divisivo, ma che musica è? E soprattutto non sono tutti quanti divisivi i grandi del mondo. E stupendo oggi Facci sul Libero, che ci racconta del comune di Milano a proposito di divisività, che è talmente, è sulla linea di De Blasio, è sulla linea del sindaco di Barcellona. Ma Iorino, sapete che si inventa quella, oltre a inventarsi quella inutile, imbarazzante sfilata dell'accoglienza totalmente inutile a Milano, si è inventato lo sportello antidiscriminazioni. Con i vostri soldi, i nostri soldi milanesi, ci sono dei funzionari milanesi che ascoltano le doglianze per la discriminazione che sarebbero avvenute a Milano. Io li prenderei a cazzotti in qua sopra, così come faceva Bud Spencer, per non essere violento. Vi rendete conto? Lo sportello antidiscriminazioni. Ma invece di fare lo sportello antidiscriminazioni, facciamo lo sportello per le occupazioni che avvengono a Milano, caro Maiorino, geniale Maiorino, eletto dei borghesi che vivono nella prima cerchia di Milano. Ah, c'è stata una discriminazione, la signora che gira con, no, con la sua bicicletta, ah, c'è stata una discriminazione.
discriminazione perché c'era un malconcio trattato male da un operaio che vive a Sesto San Giovanni. Ecco, questa mi immagino essere lo sportello, che ovviamente sarà via larga, sarà in un posto centrale di Milano, con le signore tutte ingioiellate, bionde o che sono appena tornate da Bali, che sono disperate perché un poveraccio è stato discriminato da un italiano cafone. Insomma, Sandra Milo, no? Ve lo ricordate con Mimì Metallurgico? Questo è Maiorino, è quel genere di Milano che mi fa schifo, vomitare, e a Facci pure, basta leggerci quello che ha scritto Facci. Interessante questa cosa, non so se sia vera, la cita Repubblica su Roma, che secondo Repubblica avrebbero fatto due delibere quest'estate nel nascosto a tutti quanti la giunta, il consiglio dominato dal Movimento 5 Stelle, per rendere meno trasparenti gli atti amministrativi, o meglio rendere più difficile l'accesso agli atti amministrativi da parte dei giornalisti. Se così fosse, sarebbe un po' un controsenso per il Movimento 5 Stelle, che ha fatto la trasparenza la sua battaglia. Poi, ultime due cose, bella l'inchiesta della Verità di Tortorella sul fatto che molti dei migranti economici che vengono in Italia poi fanno ricorso a magistrati per chiedere di essere riconosciuti come rifugiati, quindi tutta l'assistenza economica come rifugiati, e spesso lo fanno con delle verità assurde. Mio zio gli ho rubato il camion e quindi se torno mi ammazzano. Ecco, questo è il percorso, diciamo, ridicolo, ma purtroppo incredibile, per il quale molti migranti economici diventano rifugiati, quindi hanno la dignità della loro tutela dai magistrati italiani. Ultima cosa, politica, che sapete ci annoia un pochino, avremo modo di parlarne, ci sono il 5 novembre le elezioni siciliane, poi ci saranno un anno elettorale, riguarda intervista di Toti in cui dice una cosa vera, ovviamente, ma che non farà piacere forse ad Arcore, e cioè che il Cavaliere è incandidabile, a quando il giornalista gli chiede ma sarà il Cavaliere del Premier. La cosa è ovvia, ma questa risposta dolente di Toti, perché dice che è una grande ingiustizia, secondo me dà il senso che qualcosa si sta muovendo, mettiamola così, in maniera equilibrata all'interno del grande della grande galassia del berlusconismo milanese. Appuntamento sempre il 12 settembre, seconda serata, riparte a Matrix, ve lo dovete ricordare perché partirà come sempre con inchieste, servizi e i nostri ospiti, quindi ricordatelo, 12 settembre e poi tutte le mattine la zuppa di Porro. Ciao!